Ciao a tutti! Il progetto che avete visto in anteprima è una borsa, una piccola borsa che ho realizzato grazie a questi esagoni meravigliosi, un tripudio stupendo di colori e forme. Sono degli esagoni in ecopelle, ma possono essere tranquillamente fatti anche in pelle. I materiali che vado a presentarvi sono tutti di Angiola Francolino e Carmela, che ringrazio, del negozio Creativica di Torino. Ultimamente a loro mi rivolgo spesso perché hanno la caratteristica di accontentare le mie richieste, cioè lavorando loro a mano, quindi facendo un fatto a mano vero e proprio, handmade, su pelle ed ecopelle. Ogni tanto ho delle richieste particolari e loro, come sempre, sono disponibili a metterle in pratica. Ho deciso di farvi vedere singolarmente questi spezzoni di pelle che sono fantastici. Potete trovare sia le versioni maculate che quelle lavorate o comunque disegnate tipo damascato, tipo un broccato, che è il classico tessuto sardo. Questa è una pelle pitonata. Sembra un pitone, questa è stupenda, ha delle gocce, sembrano delle gocce di acqua, questo sembra un'arnia, quindi all'interno ci sono degli esagoni più piccoli disegnati. Ve le faccio vedere più o meno tutte perché sono una più bella dell'altra, veramente. Per poter fare questa borsa abbiamo bisogno semplicemente di un cordino. Io ho utilizzato il nero perché voglio che la parte, diciamo, preponderante, quella che salta subito all'occhio, è la lavorazione della pelle e non il tipo di cordino che sono andata ad utilizzare. Ho lavorato il tutto con un uncinetto numero 3, quindi vi sconsiglio vivamente di utilizzare uncinetti più grandi in questi buchi, che sono fatti apposta per essere lavorati su questa misura di esagono, perché potrebbe accadere che utilizzando un uncinetto più largo, quindi anche un 4 ad esempio, o un 4 e mezzo addirittura, forzando l'ingresso dell'uncinetto si possa rompere questo spazio minimo di millimetri tra il foro e il bordo dell'esagono stesso. Quindi io ho utilizzato un numero 3 e mi sono trovata benissimo. Ho lasciato questo libero, non l'ho lavorato in maniera tale da farvelo vedere, insomma, in video. In questo kit voi avete già visto la borsa finita, come sempre io sono ancora in fase di evoluzione. Abbiamo questi manici che devo capire se utilizzare su questa borsa. Qui ci sono le alette, già una volta forse vi ho fatto vedere questo tipo di manico. Ci sono i gancetti abbinati, quelli che servono poi a fermare le alette, che in questo momento non trovo, eccoli qua. Vedete? Vanno semplicemente svitati e poi riavvitati in maniera tale da chiudere la borsa sotto queste alette. Assieme a questi manici io avevo a disposizione anche altri manici che ho utilizzato per altre due borse diverse, ma mi piace farveli vedere perché sono qualcosa di fantastico. E ripeto, non sapendo ancora di che morte deve morire questa borsa, perché non ho assolutamente idea di cosa verrà fuori, so solo il numero degli esagoni, ma il progetto iniziale nel corso del tempo credo
si sia modificato più volte perché ho visto degli schemi fantastici che adesso vi vado a presentare. Allora, questo manico, che ve lo dico a fare, è qualcosa di meraviglioso. Ci sono le rose disegnate anche dentro la farfalla, è fantastico, bellissimo. Poi c'è questo argento. Ok, mettiamo via i materiali. C'è anche questo, non lo dimenticate, era passato in cavalleria. Sono sempre le rose, però questo manico non ha le farfalle. Quindi è una variante che dovete comunque scegliere voi. La cosa bella del fatto a mano è che potete tranquillamente richiedere anche un unico colore, un'unica tonalità, un'unica lavorazione di pelle. La differenza tra questo genere di lavori, quindi che sono proprio, partono già dall'inizio, già dalla base, il fatto a mano parte già dalla base, perché comunque sono pezzi tagliati uno ad uno, manualmente, non con i macchinari, non esiste l'omologazione, non so se ve l'ho già detto, non esiste l'omologazione, quindi le cose non sono fatte in serie. La particolarità del fatto a mano è anche questa, poter scegliere le misure, poter scegliere i colori, poter scegliere le tonalità da abbinare e poter scegliere se fare ad esempio una parte all'uncinetto o una parte così con esagoni già fatti da un'altra persona, da un altro artigiano, tutto è relativo perché dipende da quello che volete come prodotto finito. Io continuerò a ringraziare tutti i miei fornitori perché oramai ho fidelizzato i fornitori. Di solito si fidelizza il cliente, cioè è il cliente che viene accontentato in tutto e per tutto. Io invece ho fidelizzato i fornitori perché ho scelto di acquistare, almeno ultimamente, materiali che sono certa che siano fatti a mano. Sono diventata anche un po' più attenta a quelle che sono le cuciture, le rifiniture, perché comunque il prodotto finito è un bel prodotto finito se i materiali sono di qualità. Detto questo, passiamo alla parte teorica, cioè io su Pinterest, questo l'ho lasciato libero così vi faccio vedere come lavorarlo. Io ho acquistato, cioè questi sono 25 esagoni, ok? In base al numero di esagoni che vi servono, viene fuori una borsa più o meno grande. Questa non sarà grandissima perché comunque gli esagoni, vi dico già la misura dell'esagono. Sono piccolini, ma appositamente per non avere, insomma, una borsa brutta da vedere. Allora, questi esagoni sono di 6 centimetri. 6 centimetri. Adesso vi faccio vedere cosa ho trovato su internet, su Pinterest. Prendo il mio tablet. Allora, andiamo su Galleria. Qua e clicchiamo qui. Allora, vedete questa? Questo è un esempio di borsa fatta ad esagoni. Qui ne conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quindi 9 da una parte, 9 dall'altra sono 18, 19, 20, 21 e 22. 23, 24, 25 e 26. Quindi questa borsa ha 26 esagoni ed è già oltre il numero degli esagoni che io invece ho a disposizione. Poi c'è questa. Questa rimane un po' più piccolina, è più una borsa da ragazzina, comunque estiva. Sono pochi esagoni, sono esattamente 10 e quindi viene fuori una borsetta piccolina. Però qui potete notare la disposizione degli esagoni. Qui è una borsa già un po' più importante, fatta però, credo sia cotone questo perché è molto sottile, non è il nostro caso.
Questa è la borsa che ho intenzione di fare io. Sono esattamente 25 esagoni, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25. Quindi qui praticamente hanno evidenziato le cuciture, cioè marron con marron, celeste con celeste, giallo con giallo, nero con nero, e questa parte qua invece va unita a quest'altra parte qua. Adesso esattamente, sì, qua praticamente no, prendo un uncinetto che è più comodo. Questa parte qua va unita a questa. Questa parte qua, metà va unita a questa, metà va unita a questa. Se non mi sono spiegata bene perché ho fatto un pasticcio anche io. Allora, questo arancione con questo arancione, azzurro con azzurro, giallo con giallo, questo che è un po' un blu scuro va sul blu scuro. Invece questa parte qua, dove ci sono i tre lati praticamente dell'esagono, vanno uniti tra di loro. Metà di questo va su metà di questo, metà di questo, questa parte qua va su metà di questo. Metà di questo qui si appoggia a metà di questo qua, poi in fase di unione vedremo di riuscire a cavarne piede. Questa è una classica borsa quadrata. Questa è un altro, questo è un altro modello molto carino a mio avviso, però non so quanti esagoni ci siano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 che vanno rigirati. 11, 12 vanno rigirati, 13, 14 vanno rigirati, dall'altra parte 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, dovrebbe essere sufficiente anche per poter fare questo tipo di borsa. Adesso vediamo, questa è stupenda. Non so di chi siano, chiedo scusa perché non ho trovato proprio il nome sotto, ci sono solo le foto di borse ad esagono, ma non c'è scritto chi le ha fatte, quindi mi dispiace, avrei voluto farlo vedere, ma non c'era proprio scritto. Anche questa è molto carina per chi ama i manici circolari, a me sinceramente non piacciono. E poi credo che sia questa l'ultima, molto semplice anche questa. Vedete, con una semplice tracollina ha fatto il bordo a maglie alte, a maglie altissime per livellare i due esagoni centrali. Molto carina, un'idea molto semplice. E poi c'è questa che conosciamo tutti, è la classica borsa d'esagono che gira su Pinterest. Anche questa, molto bella. L'abbinamento dei colori è stupendo, bianco e nero. Questa ugualmente. Sono tutte alternative che possono solleticare, insomma, il nostro interesse. Questa è lo stesso, basta praticamente contare gli esagoni che abbiamo davanti, quelli che vediamo, che sono uguali a quelli che abbiamo dietro. Tutti quelli che vediamo lateralmente ripiegati su se stessi sono singoli, quindi vanno contati solo una volta. In questo caso 1, 2, 3. 4, 5 e 6, lo moltiplichiamo per 2 e siamo a 12 perché dall'altra parte la borsa è uguale. Poi questi sono ripiegati tutti su se stessi, quindi siamo a 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Con 18 esagoni si riesce a fare questa meraviglia. Questa forse ve l'ho già fatta vedere, simile all'altra. Qui ha fatto semplicemente le punte, diciamo, alla parte su uno dei lati dell'esagono, sino a creare poi i manici. Questa è una pochettina molto carina, ma è piccola. E questo è un portafoglio. Ok, questo è quanto. Quindi adesso noi cerchiamo innanzitutto di vedere come fare l'esagono, che è molto semplice, ci serve del cordino. Io utilizzerò questo nero, un cordino normalissimo, spessore normale. Facciamo con l'uncinetto numero 3 un cappietto iniziale con una codina non troppo lunga, non serve. Il consiglio che vi do è inserire l'uncinetto praticamente
nel penultimo buchino prima dell'angolo, non qua, cioè sono quattro, c'è poco da sbagliare, quindi contando da sinistra è il secondo. Inserisco l'uncinetto, prendo il cappietto iniziale, sfilo, fate come ho fatto io qua, che ho tirato troppo. Quindi ricapitoliamo. Inseriamo l'uncinetto, tiriamo il filo. Stringiamo il nodo dietro, facciamo una catenella, nello stesso punto entriamo altre due volte e facciamo due maglie basse. Ci spostiamo sull'angolo, sull'angolo facciamo tre maglie basse, tutte nello stesso punto, perciò vi dico utilizzate l'uncinetto numero 3 che riuscite benissimo anche a fare tre maglie nello stesso buchino. Nei due fori successivi due maglie basse. L'angolo 3, quindi continuate in questo modo, negli angoli 3 maglie basse, nella parte centrale 2 maglie basse per tutto il giro, poi vi faccio vedere come tagliare il filo e chiudere il lavoro. Nell'arco di 2 ore, 2 ore e mezzo, guardando un film alla TV, riuscite a fare tutti e 25 gli esagoni. Arrivati alla fine del giro, tagliamo il filo. Creiamo una finta catenella. Inseriamo l'uncinetto sotto la prima maglia del giro e poi dentro l'ultima che abbiamo fatto in questo modo. Tiriamo il filo e lo andiamo a fissare nella parte retro con un accendino. Questo spezzone di filo e vado a recuperare l'accendino. Ok, così. Tra questi esagoni ho fatto creare appositamente alcuni pezzi morbidi, vedete? Qui non c'è il termoindurente sotto, cosa che invece c'è qua, o comunque la salpa. E questi ci servono appunto per le parti ricurve, quelle che vi ho fatto vedere nelle varie borse, cioè l'esagono ripiegato su se stesso, che serve sia per la parte bassa della borsa che per la parte laterale. Non sarà una borsa molto larga perché questa è la misura che avrà il nostro fondo, quindi 1,5 cm, 2 più una sacchetta che altro, però sempre parlando di modelli che abbiano una forma lineare, insomma, tipo un quadrato e così via. Se invece vogliamo fare qualcosa di diverso, possiamo anche ipotizzare di mettere una fascia, così, tipo così. Finta che questa sia la parte della fascia, quindi laterali e fondo, tutto insieme. Poi qui si crea il corpo borsa. E poi si richiude su se stessa. Non so se sono riuscita a farvi capire. Questa è una parte della borsa. Sotto andremo a fare lo stesso identico lavoro con lo stesso numero di esagoni. Così. Poi una volta che si cuce, praticamente questo diventa tipo un giro borsa. Questi pezzi di esagoni vanno a finire sotto, quindi sono il nostro fondo. Questi qui sono i due laterali e poi andranno ad unirsi agli altri esagoni.
Ok, adesso dobbiamo fare solo un puzzle, quindi vado a riprendere la figura che ho scaricato da internet, così vediamo un po' di capire come creare questa borsa. Devo cercare lo schema che ho salvato. Eccolo qua. Quindi, la disposizione dei nostri esagoni è proprio questa. Non dobbiamo far altro che iniziare a cucire i vari pezzi con ago da lana e cordino in tinta, quindi quello che ho utilizzato sino ad ora. Inizio subito a disporre i vari pezzi. Perché voglio capire quanto è larga la nostra borsa. In caso contrario, passo ad un altro schema e cerco una soluzione diversa. Dunque, per riprodurre questo schema, questo, innanzitutto volevo dirvi che ho quattro esagoni. Sto cercando di farvelo vedere per intero, ma più di così non riesco. Comunque, questo è l'ultimo. Questo esagono è l'ultimo, anche se si vede per tre quarti. Ok, quindi noi abbiamo bisogno di avere quattro esagoni semirigidi, quindi questo, questo, questo e questo. E praticamente questa pelle pitonata che non è irrigidita, cioè c'è solo dietro la struttura normale delle copelle, molto flessibile ma non morbidissima. Di questa ne ho fatto fare 4. Invece poi me ne servono due molto morbidi, quindi questo e questo, perché sono le due parti che vanno richiuse su se stesse, così. Quindi abbiamo necessità di avere del materiale molto morbido, molto flessibile. È come se fosse proprio all'uncinetto. Ok, quindi sarebbero questi due, uno e due. Tutti gli altri sono questi qui che hanno o la salpa o il termoindurente dietro, adesso non mi ricordo dove l'ho visto, comunque sono i più robusti, più rigidi, quelli che difficilmente riuscite a ripiegare su se stessi senza rovinare la pelle sottostante, e quindi faccio esattamente quello che è spiegato in questo schema. 1, 2, 3, 4, rigidità media, chiamiamola così. 1, 2, rigidità 0, tutto il resto invece quelle che sono più compatte, più rigide. Inizio a cucire gli esagoni proprio in questo modo, con ago da lana e cordino. Vi faccio vedere i primi due. Voglio partire con questo. Come da schema andrò a fare una cucitura da questa parte e una cucitura da quest'altra parte. Dopodiché procedo a seguire lo schema. Una così, una così. Insomma, vi consiglio di andare a rivedervi lo schema perché tanto non riesco a farvi vedere tutto il pannello steso, ben steso sul mio tavolo. E così via. Quando arriviamo nella parte sottostante, le ultime due, come vi ho detto, sono quelle semirigide, invece quelle che vanno in orizzontale sono quelle morbide. Io inizio a cucire, almeno insomma, uno ve lo faccio vedere. Questo è il lavoro più impegnativo perché dovremo andare a tagliare il filo tutte le volte che serve, a meno che non vogliate fare un lavoro continuo. Insomma, adesso vediamo di capire come fare, perché anche per me è la prima volta. Inseriamo l'uncinetto, sì, l'ago dentro uno dei fori dell'angolo. Qui, proprio nell'angolo. Rientriamo
all'interno della maglia d'angolo, la terza, o meglio, scusatemi, la seconda, quella centro proprio, e andiamo ad inserire l'ago nella maglia d'angolo da questa parte, sempre passando sotto, quindi prendendo praticamente le parti esterne delle maglie. Non lavoriamo a zig zag così come abbiamo lavorato solitamente per unire un laterale al corpo borsa, quindi passando sotto la maglia, ma cerchiamo di lavorare in maniera molto morbida perché non ci deve essere rigidità in questo punto, prendendo solo la parte esterna delle maglie. Così. Mi raccomando, fate attenzione allo schema che io non posso tenere fisso purtroppo. Vi consiglio magari di fare una foto col telefonino della parte dove vi faccio vedere lo schema che sto utilizzando per l'unione delle mattonelle. Vedete, non si vede. Deve essere un lavoro molto morbido. Quindi, io adesso inizio a cucire la seconda mattonella, questa, cercando di fare la stessa identica cosa che ho fatto qua, quindi rientro praticamente sotto, passo il filo sotto gli esagoni in questo modo e rientro nella maglia d'angolo, questa, e ricomincio a zigzag ad unire invece questi altri due triangoli, questi altri due esagoni, questo, e qui tiriamo un pochino. Se volete unire bene le parti, entriamo su tutti e tre gli angoli, perché comunque adesso sono tre gli esagoni uniti in questo modo. Ripassiamo all'interno. Non si vede la cucitura, è quello che volevamo. Riusciamo nell'ultima maglia che abbiamo unito in precedenza e ricominciamo praticamente il nostro zigzag, prendendo la costa retro in questo caso e quella avanti nell'esagono che abbiamo di fronte. Quindi riprendiamo lo schema. Se non possiamo continuare a cucire con un solo filo, tagliamo il filo, lo fermiamo dietro con un nodino e comunque con l'accendino, ve lo consiglio, perché col tempo magari il nodo si può aprire. Qui siamo arrivati angolo con angolo. Così. Adesso mi vado a riprendere lo schema. I tre pezzi che io ho unito sarebbero 1, 2 e 3. Adesso vado ad unire un esagono su questo lato e ho fatto i primi 4. Da qui in poi è molto semplice perché ne dovremo fare 2 sotto i due laterali, 2 sotto i due laterali, invece il terzo va messo sotto quello centrale. L'esecuzione, insomma, della cucitura è facile, più semplice. Vi rifaccio vedere, la situazione è questa: tre esagoni cuciti, devo andare ad unire il quarto e mi ritrovo 1, 2, 3 e 4. Ci vediamo alla fine della cucitura totale di queste 25, di questi 25 esagoni. Ho tagliato il filo. Ho rifatto un nodo, lo inserisco al centro dell'unione di tre mattonelle e ricomincio praticamente a cucire anche quest'altra parte. L'unione di questi esagoni è più un passatempo che altro, magari per chi non ha pazienza non lo consiglio come lavoro perché comunque c'è del tempo.
da perdere, però vi posso garantire che è veramente un bel passatempo, cioè è una borsa che si fa in brevissimo tempo e non si può dire che non sia fatta a mano. Ok, io tengo fede sempre del primo perché è il mio primo esagono. Adesso ne scelgo un altro, ricordandomi che in basso devo mettere quelli morbidi, ma non siamo ancora arrivati alla parte bassa dello schema. Ok, entro e rientro almeno due volte nello stesso punto, quindi nella maglia d'angolo, e continuo a zigzag. Le maglie sono una di fronte all'altra, non potete sbagliare perché lo stesso numero di maglie che abbiamo su un esagono lo abbiamo su tutti gli altri. O meglio, le abbiamo. Sono arrivata a questo punto. Nella parte centrale abbiamo 7 esagoni, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sui lati invece ne abbiamo 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questo perché adesso vado a rivoltare il lavoro. Praticamente qua sotto, come vi dicevo, andranno messi due esagoni ripiegati su se stessi. Devo trovare il secondo esagono morbido. Alla ricerca dell'arca perduta, eccolo qua. Quindi cucirò praticamente solo due lati di questi due esagoni per il momento. Quindi andrò a cucire questa parte e questa parte, così. Dopodiché, i quattro esagoni un po' più morbidi, mettiamo così giusto per bloccarlo, vi dicevo, i quattro esagoni più morbidi, che sarebbero questi, li andiamo a posizionare esattamente ai lati, quindi uno lo mettiamo qua, uno lo mettiamo qua, gli altri due, uno lo mettiamo qui e uno lo mettiamo qua. Intanto finisco di sistemare queste 5, 6 parti, dopodiché vi faccio vedere come richiudere su se stessa questa pochette che a mio avviso è bellissima. Adesso lasciando perdere questi che devono essere ancora cuciti, ma scusate, ditemi se non è una meraviglia questa pochette. Velocissima da fare, le cuciture nemmeno si notano, è qualcosa di strepitoso, bellissimo, non vedo l'ora di vederla finita. Finito di cucire le mie mattonelle, i miei meravigliosi esagoni, e adesso viene il bello. Vi faccio vedere dal tablet cosa dobbiamo fare. Allora, vediamo un po'. La mattonella in basso, questa, corrisponde alla mia mattonella in basso, questa, perché questa qua voi non la dovete considerare in quanto mezza. Quindi la mia mattonella in basso andrà ad unirsi alla seconda e alla terza mattonella in alto. Vedete, questa è la prima, questa è la seconda e questa è la terza. La parte bassa della seconda andrà ad unirsi alla parte bassa dell'ultima qui in basso. Quindi significa che la parte in basso dell'ultima andrà ad unirsi con la parte in basso della seconda. Quindi la prima cosa che faccio è andare a cucire questo lato con questo lato. Non ve lo faccio vedere perché mi cade tutto, ho un trespolo qua davanti e succede un macello. Quindi, ricapitolando, è facile, questo lato, basso a destra, con questo lato della seconda mattonella
in basso a destra, ok? Il lato in basso a destra. Ok, ho cucito praticamente la parte che vi ho appena nominato. Adesso prendiamo sempre lo schema. Questa parte, avendo rivoltato, corrisponde al lato basso della del nostro esagono, quindi questa verrà agganciata alla terza mattonella dall'alto. Quindi semplicemente dobbiamo continuare ad unire le parti così come si presentano. Ok, quindi sono arrivata qua, rientro praticamente al centro di questi tre esagoni e unisco le tre punte, quindi rientro qua, entro qui, rientro qui e faccio una sorta di triangolo. Tiro un po' il lavoro e continuo ad unire i due lati dell'esagono in questo modo. Adesso riprendo lo schema e vado a vedere come procedere perché non me lo ricordo. Che strano, vero? Direte voi. Ok, siamo arrivati qui. Rientriamo praticamente qua sotto, uniamo anche l'angolino della mattonella sottostante. Ok, qui abbiamo creato la cucitura dei tre vertici. Quindi riprendiamo il nostro schema. Abbiamo unito sia questa che questa. Adesso questa parte qua, quindi la seconda mattonella, che adesso comunque vi ritrovate rigirata dall'altra parte, andrà ad unirsi semplicemente con la parte sottostante del terzo esagono. Quindi continuiamo a cucire in maniera naturale, così come si presentano i nostri esagoni, senza più controllare quale prima e quale dopo. Continuiamo ad unire le nostre maglie sempre a zig zag. Dopodiché, per quanto riguarda l'ultima, quindi questa, vedete questa qua, non so se si vede, queste sono tre mattonelle. Non riesco a farvi vedere il triangolo, ecco, forse così. Ok, adesso si vede. Praticamente qui dobbiamo lavorare in maniera leggermente diversa perché due lati di due mattonelle diverse combaceranno con un solo lato di un esagono. Adesso finisco di unire quest'ultima parte. Cambio filo perché praticamente l'ho finito, è uno spezzone troppo corto e vado ad unire le ultime due parti, vi faccio vedere come. È molto semplice. Vediamo se sposto questo. Qui siamo al vertice, quindi entro praticamente su tutte e tre le maglie del vertice, dei tre vertici, perché sono tre mattonelle che si stanno unendo. Ok, quindi rientro in una maglia qualunque, tiro un po' il filo, lo blocco e lo fermo con l'accendino. Ancora non si vede niente, ma vi posso garantire che è una pochettina veramente deliziosa. Bloccato. Adesso praticamente questo triangolo qua, riprendiamo lo schema che nel frattempo mi è scomparso come al solito. Allora, adesso su questa parte del lavoro si è formato un triangolo, quindi cosa dobbiamo fare? Allora, metà la andiamo ad unire con metà di questa, quindi praticamente metà di questo lato, sino a qui, lo uniamo sino a questa metà. Dopodiché
Queste due ugualmente andranno a combaciare con le altre due metà che abbiamo sott'occhio, non dobbiamo fare dei calcoli particolari. Non so se riuscite a vedere, praticamente questo triangolo lo ripiegate su se stesso, in questo modo, e cucite metà di questo lato con metà di questo e poi unite anche metà del lato opposto. È molto semplice, non dovete fare nessun tipo di calcolo. Ripiegate tutti e tre i lati su se stessi e trovate esattamente il centro. Vedete? Se io questo lo allargo, è un triangolo, lo ripiego su se stesso e uniamo le parti che combaciano. Dall'altra parte facciamo la stessa identica cosa e dopodiché la nostra pochette è praticamente conclusa. Ecco qua la pochette cucita, a mio avviso è stupenda. Queste irregolarità delle cuciture sono praticamente la rendono insomma unica nel suo genere. Non so voi, ma ripeto, a me piace tantissimo. Qui ho messo un bottone calamita in corrispondenza dei due fori centrali del nostro esagono. Mi sono resa conto che avevo letto male l'esecuzione, insomma, dello schema, perché per quanto mi riguardava questi due esagoni più morbidi sarebbero dovuti risultare qua sotto, invece praticamente sono qua sopra. Quindi cosa ho fatto? Ho semplicemente preso l'ago da lana, ho ripiegato su se stesso l'esagono, entro ed esco dai buchi corrispondenti perché quello che abbiamo da una parte praticamente è lo stesso che abbiamo dall'altra. Quindi entro ed esco dai buchi in questo modo e contemporaneamente sto cucendo, tra virgolette, l'esagono. Quindi questo è stato un errore di calcolo da parte mia, però va benissimo ugualmente anche perché si crea questa linearità senza dover far fare o far creare esagoni a metà. Quindi diciamo che nella sfortuna, tra virgolette, è andata bene. Vediamo se riusciamo a trovare sto buchino. Adesso vi do anche le misure della pochette finita. Abbiamo praticamente completato l'opera. Do qualche punto per livellare questi due esagoni. Chiudo con un nodo, così lo stringo forte in maniera tale che non si veda, rientro dentro e lo blocco da dietro sempre con l'accendino. Adesso ve la faccio vedere completa di manici. Quindi il bottone, diciamo, della patellina, perché si è creata anche una patellina, vedete? È stupendo per questo motivo. È tutto un blocco. Quindi, dicevo, la seconda parte del bottone calamita la farò inserire nella fodera, logicamente, magari mettendo un pezzettino di termoindurente in maniera tale da irrobustire il tutto. Adesso non trovo la seconda parte del bottone calamita. Che strano. Scompare tutto. Ok, comunque lo metterò dopo. Adesso devo solo decidere quale manico mettere. Essendo il bottone calamita color oro, optavo per questa, però sinceramente è bellissima, ma non su questa borsa perché questi cerchi sono troppo grandi. Quindi, considerato che ho delle belle farfalline,
Direi che sono molto più azzeccate, sono stupende, bellissimi questi manici. Quindi non devo fare altro che allargare il moschettone, cercare uno dei buchi del lato di questo esagono, prendo questo più vicino alla parte frontale della borsa. I buchini sono già pronti, sono irrobustiti dalla parte all'uncinetto, quindi non si dovrebbe, cioè col tempo sicuramente non si rompe. Se poi volete rendere ancora più stabile questa parte, potete mettere dietro un pezzettino di rete proprio piccolo oppure un pezzettino di termoindurente, lo bucate e l'ho appiccicata nella parte dietro prima di foderare. Adesso do due punti giusto per imbastire e tenere ferma questa patellina per farvi vedere il lavoro completato. Ecco qua la pochette finita. Non so a voi, ma a me piace tantissimo. Anche perché questo tocco dorato la rende comunque una pochette elegante a tutti gli effetti. Stiamo parlando di pelle, mica di cotiche. Ve la faccio vedere in tutta la sua totalità. Non rimane in piedi perché abbiamo un fondo molto stretto. La borsa dovrebbe poggiare solo su questa parte all'uncinetto e quindi è impensabile. Questa è la parte laterale. Io veramente non so voi, ma l'adoro perché ha tutte queste rientranze particolari. Ecco qua. Poi potete spostare voi questi due laterali verso l'interno perché sono quelli morbidi, quindi li potete spostare o verso l'interno o verso l'esterno, come preferite. Vi do le misure esatte, proprio piccola. Oddio, piccola. Io di solito faccio delle borse enormi. È un 20 centimetri di larghezza per 19 centimetri d'altezza, quindi praticamente è una vera e propria pochette. Ringrazio come sempre Carmela di Angela Francolino e Carmela appunto del negozio Creativica di Torino. Trovate tutte le info nel box informazioni qua sotto. Questo presumo sia l'ultimo video per quanto riguarda il 2019. È stato un anno ricchissimo di soddisfazioni, soprattutto grazie a voi, grazie alle vostre richieste, grazie alle persone, insomma, che mi supportano e mi sopportano, soprattutto sul canale YouTube. Ho iniziato, lo dico sempre per gioco, mi sento ancora una dilettante allo sbaraglio e questo è il risultato, cioè io non inizio mai da un progetto ben definito, ma cambio idea da un punto all'altro praticamente, ed è proprio il bello di poter creare con le proprie mani. Vi faccio i miei migliori auguri di Natale a voi e alle vostre famiglie. Questo sarà sicuramente l'ultimo dei video che farò nel 2019. E vi ringrazio nuovamente, vi auguro insomma tutto il bene di questo mondo, che sia un anno ricchissimo di felicità e di novità ben riposte. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!